Hi people of YouTube, welcome to the first episode of Saints Row 1. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Oh, sono contento perché questo gioco l'ho cercato per molto tempo e per molto tempo non ho avuto un Xbox 360 su cui giocarlo, ed è stato sempre un vero peccato perché mi sono passato dal 2 fino al 4 e Got Out of Hell senza sapere come la storia è iniziata. Beh, direi che è arrivato il momento di scoprirlo. Come ho già detto più di una volta e già abbiamo registrato Saints Row 3, per me Saints Row è stata una grande rivelazione e wow, subito così? Subito preset senza neanche un minimo di backstory? Va bene. Come dicevo, per me Saints Row è stata veramente una scoperta magnifica e poterlo giocare fin dall'inizio per me va benissimo, quindi direi di creare il nostro personaggio e voglio vedere se i preset che ho messo da parte funzionano anche su Saints Row 1. No, non posso farlo purtroppo. Non posso farlo perché non ci sono i numeri, c'è solo una linea. Oh no, oddio mio. Il rasato, cioè, è così sproporzionato, santo cielo. Questo, con questo vestito, sembra quello di... Oh, com'è che si chiama quel film? Quello di Dirty Dancing, santo cielo. Posso cambiargli il colore, ti prego? Dio, cos'è? Cosa? Ma perché? Ma perché le basette non cambiano colore? E cosa vuol dire lunghezza? Quella non è la lunghezza. Quella è quanto sono pieni i capelli. Va bene, facciamolo così. Ah, ecco perché, c'erano le basette. C'erano le basette che non erano state tolte. Va bene, togliamole. E anche le sopracciglia le facciamo nere. Ti dirò, mi sembra un po' il principe azzurro di Shrek in versione gangster. L'unica cosa che voglio cambiare a questo punto, allora, facciamo gli occhi... Scusami, ah ecco, blu. Mi vanno bene azzurri. Questo è il nostro personaggio. Poco caratterizzato e sinceramente poco carismatico, però è sempre il nostro personaggio. È il momento di iniziare la partita. Vuoi uscire dalla creazione? Sì. Le strade di Stillwater. Comunque la grafica è... La grafica non è male, anzi. E dove sono i sottotitoli? LeVar, you gonna let those bitches disrespect us? Shit, what you think? Chicka chicka chicka. Hey, coglioncelli! What the fuck you think you're doing? Just being civic-minded is all. That's so? Yeah, some dumbass cracker went and shit all over this wall. We just cleaning it up. Ah, beh, certo. Lo stavano solo pulendo. La Madonna! Nino, Nino! Ah, pensavo che era la pula! quando due nemici si uniscono per ucciderne uno solo. Questi sembrano dei grossi pezzi di merda. Vabbè, è riuscito a fare una kill almeno, dai. La Madonna! Mamma mia! Nel momento sbagliato ti trovavi lì, fratello! E adesso esplode tutto. Beh, almeno uno è riuscito a... Scherzavo. Stavo dicendo, almeno uno è sopravvissuto, dai. Wrong time, wrong place, dog. Ha ragione. Momento sbagliato, posto sbagliato. Julius, let's move. Grazie per avermi aiutato. Mi ha fatto molto ridere, scusate. Tutto bene, figliolo? You should be fine. That's Troy. You can thank him later. Grazie, hey. Troy. The row ain't safe no more, son. We got gangs fighting over shit that ain't theirs. Lo so che c'è una guerra di gang. They don't care if you represent or not. Julius, this is no time to recruit. We need all the help we can get, son. No, we need to get our asses out of here. Dobbiamo levarci il culo da qui. Look, the row's got a problem.
Come to the church when you want to be a part of the solution. Va bene, verrò alla chiesa se c'è bisogno. Che inizio veloce e problematico. Ma io vorrei, in realtà... Ecco i sottotitoli, grazie gioco di non avermeli messi fin dall'inizio. Vai a incontrare i Saints. Sai che non mi ricordo... Ah, ecco, il menu si attiva con la B. Si salta con la X. Con RT e LT facciamo a pugni. Con RB Scusami. Ah, ok. Forse la volta buona... Ah, e con LB facciamo... Tiriamo un calcio. Forse è già la volta buona che riusciamo... Oh, là, attenzione! A prenderci già una pistola e neanche abbiamo iniziato. Grazie. Grazie, Saints. Anche soldi. Vi ringrazio tutti. Credo che non ci sia la mira. Credo che in questo gioco, non vorrei dire una cazzata, non c'è la mira. Credo che in Saints Row 2 non ci fosse. Tanto mi importa. Andiamo alla chiesa, premi Y per iniziare. Va bene. Adunata! Every motherfucker here knows what we need to do. Those bitches be riding around here thinking they own these streets. I don't care what flags they flying. Rollers, Canales, Vice Kings. No one's making this nigga scared to walk the road. We about to lock this shit down right now. All right, yeah! Yeah! Fuck Lui sembra Sweet di... Di Saints Row, di GTA. We're gonna see if he'll ride with us. Julius, if he wants to run with the Saints, he gotta be canonized. Hey, he's right, Julius. Everyone had to do it. Come fai a mantenere quella sigaretta muovendola così? Ah, il rituale è menare tutti? LT, RT, sfera e pugni, LB calci, grazie per parare gli attacchi. Ok. Aia. mi ha fatto molto ridere. Aspetta. Mi piace un casino il fatto che il calcio li fa cadere a terra. Aia, che dolore. Ah, il dodge roll. Ma levati. Scusami. Aia, che male. Il sangue va e viene. Va bene, ne ho menati un po', That's enough. Come on, get on your feet. We all went through that. Blood in, blood out. Giustamente. Welcome to Third Street Saints. Let's get down to business. If we're serious about taking back the road, we gotta let those motherfuckers know what time it is. Now you break it down, and it's all about respect. Get enough of it, they're gonna back off, and we're gonna move right on in. Ma i sottotitoli sono enormi. You some help. Give them a hand. Of course, you can always drop any motherfucker flying the wrong flag. Motherfucker, man. So long as word gets out that the Saints is on the road, I don't give a damn how you do it. You feel me? Certo, signore. Canonizzazione, missione completata. Sbloccato, caponato. Ora puoi avere un compagno, premi super e reclutarlo. Sbloccato, autista. Sbloccato l'autista, ora puoi chiamarlo col cellulare per chiedere aiuto. Ah, ciao. Per essere rilasciare, non ho visto. Scusami, non ho visto cosa è uscito fuori. Cosa dovevo fare con RT? Attenti, non passate in mezzo mentre sparo, ragazzi. Oh, aspetta. Ma mi ha rubato la pistola questo. Scusami. Ma quanta interazione. Hanno trovato l'arma per terra e se la sono inculata. Hanno fatto benissimo. L'avrei fatto anch'io. Mi urta il fatto che non puoi mirare come vuoi. Premi A. Ah, beh. Ah, ma ho solo... Ok, prendo questa allora. Aspetta. mi ha fatto molto ridere. È il livello di notorietà della tua gang. Ora poi che aumenta quando attacchi una gang rivale. Ma va. Ok. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Quanto alto. Oh, comunque per essere un gioco inizio Xbox 360, guarda che
Mica male, anzi, c'ha un sacco di interazioni più di quanto abbiano certi giochi moderni. Guarda quanto spazio aperto, per carità. Un po' vuoto, ma giustamente questo era ancora un esperimento, era il primo di tanti. Forgive and forget ti permette di azzerare a pagamento la tua notorietà, grazie. Quanto ti devo pagare? Ah, è già finita, ok. Va bene, ti porto a divertirti. E il controllo della macchina è fantastico. E eccoci arrivati, ora puoi prenderti il tuo hamburgerino. Ritorno all'essenziale, missione completata, $500. Grazie. Sbloccato l'alloggio, il loft dei Saints Row è sbloccato come alloggio. E lui è scomparso. E abbiamo $797. Rispondiamo. Va bene, consolidiamo la nostra reputazione. Quindi dobbiamo cercare la missione pappone, che è qua. E dov'è l'alloggio? Eccolo qui. Voglio prendermi un hamburger. French Beaches ti permette di comprare cibo con cui recuperare l'energia. È vero che in Centro 1 e 2 recuperi l'energia mangiando. Cosa vuoi? Non lo so, mi va bene l'ingoialo tutto? Ok, grazie. Sì, ne sono sicuro anch'io. Grazie anche tu, signorina. Ah, ecco, stavo dicendo, si apre da solo. Questo è il tuo garage, qui puoi parcheggiare e prelevare le tue auto. Ma come in tutti gli altri Saints Row, per smontare il veicolo esci il garage in piedi e riporre l'auto. Ah, ok. Aspetta, devo tenerlo premuto? Non ho letto, scusami un attimo. Per smontare... Ah, ok. Per smontare nel senso uscire. Hai portato il tuo garage il seguente veicolo, il Capshaw. Entriamo nel garage. Ok, è come tutti gli altri Saints Row, ovvero tutte le auto ti rimangono dentro. Va bene, vediamo com'è il nostro alloggio. Fa schifo esattamente come lo immaginavo. Qui possiamo salvare, facciamo un salvataggio. Qui possiamo cambiare i vestiti. Questo è il tuo nascondiglio, puoi ritirare il denaro guadagnato nelle zone da te controllate. Va bene, abbiamo $8. Wow, questo è il nostro rifornimento di armi. Coltello e mazza da baseball. Ok, direi coltello. Abbiamo solo la pistola. Va bene, coltello e pistola. E la madonna. Ho capito che non ti piace quella TV, ma piano. O comunque wow, che interazioni. Ci sono giochi che dovrebbero solo imparare da questo. Beh, devo dire che come prima impressione, Saints Row 1 me l'aspettavo rozzo, sì, ma è molto meglio di quanto mi aspettassi, seriamente. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, parentesi che apro e chiudo velocemente, ovviamente questa serie prenderà il posto di Persona 5, quindi sarà la serie che porteremo giornalmente. E sì, porteremo tutti quanti Saints Row, dal primo a Agatha Toffel. E eventualmente, chi lo sa, quando uscirà anche il 5. Quindi ci spariamo. 1, 2, il 3 remake, ma non so se metterlo cronologicamente oppure no. E il 4. E infine Agatha Toffel. Signori, grazie a tutti e alla prossima. Ciao!